Welcome to Italy! Welcome to Tover Lake in Trentino-Alto Adige, Northern Italy, one of the most beautiful places in Trentino. We are here because I want to tell you something about nature and the electromagnetic fields. Our ancestors lived in a place like this, without shoes or sockets, staying with their feet on the floor doing grounding every day our biology was developed in places like this without any kind of electromagnetic pollution in place where the electromagnetic field of the earth inform our cells and the cells of the plants on the fishes on all the animals on the all creatures in this beautiful planet to live in wellness our species uh, was evolved on this planet since millions of years. It means that everything in this planet has a meaning for us. For example, air that we breathe, water, but also the electromagnetic field of the planet that is like a placenta. We are in this planet like in the womb of our mother. This means that we need this electromagnetic field that provides our cells of very low frequencies. We used to receive from the Earth, from the electromagnetic field of the Earth, of our mother, we used to receive these frequencies. Our lifestyle put us inside uh, this uh, cage that we call home or uh, building to work and uh, when we are not in these buildings, we are in our cars, always with uh, clothes on our body. So we are separated from the mother earth. What can we do now to replicate the same electromagnetic fields in our countries, in our cities, in our homes using ion cyclotron resonance-like devices that are able to produce the same frequencies of the geomagnetic fields? abraham uh, liboff discovered the possibility of cyclotron frequencies to carry a specific atom in the body according to the tuned frequency. so we have two components. one is the magnetic field in the spot where the body is found, and the second is the frequency which is administered. ion cyclotron resonance is a combination of uh, two different magnetic fields, one permanent, and the second one variable in the time and uh, uh, this special combination of these two electromagnetic fields create for the cells a specific dialogue a specific uh, language that is able to talk really to biology Every time we, we have an interaction between uh, an extremely low frequency electromagnetic field and a biological system, um, we, we observe a lot of different effects uh, on the cells, on the tissues. The effect of resonance of uh, the cyclotron frequency really depends on the value we find with the magnet magnetometers. Uh, we find a value at local uh, in a local area. And then we use that as a carrier to transform the frequency that has the ionic effect on the body, uh, which translates theoretically in increased or decreased metabolism of a certain atom, for instance, calcium. Um, cyclotron frequency is supposed to increase calcium level in a specific tissue. Imagine, imagine the, the cell membrane like a double gate, okay? In this gate, there are so many different doors. Like them are not uh, uh, are not uh, interested by the the phenomena, but uh, uh, other type the ion pumps are interested by the phenomena because they are uh, voltage dependent. Okay, so we have a lot of ions inside and outside the cells. Okay, for example, we have the calcium ion outside of the cell if i calculate the right frequency for the resonance of the calcium i increase the energy of the calcium in its movement its kinetic movement okay you create the condition to allow the calcium to go from the external of the cell into the cell so, we know that the body requires a specific quantity of electrolytes to maintain uh, the substrata for electricity. And uh, just imagine the heart, for instance, uh, it requires potassium, magnesium, uh, calcium to function. Just think about some of the reflexes we have. If calcium is too low or too high, we have spastic conditions, we have tetany. We know that uh, in, can in cancer patients, uh, the cancer cells. Have uh, a different uh, um, uh, voltage for the membrane, for example. And uh, we know that uh, the, in the neurodegenerative disorders there are a lot of oxidative stress in the brain, and oxidative stress uh, generate uh, an alteration of change in the cells. So we have an alteration of the electromagnetic uh, tissue. Our body produces Electromagnetic energy, electromagnetic uh, frequencies. You can see, think, for example, to the brain waves or heartbeat, but even our eyes or our liver produces electromagnetic frequencies. So, how you can rebalance this alteration of the electromagnetic state of the tissues? if you don't use an electromagnetic uh, information, i think this is the, the key to understand. why is important that? because everybody of us is like uh, an instrument of the orchestra. and even all the instruments of the orchestra are able to play the same uh, note. we are able to understand. Uh, the difference between one instrument and the other. So, we are different instruments of the human orchestra. And uh, I wanted an instrument that, using this very gentle electromagnetic field, was able to talk to everybody of us. So, electricity will be probably the way. Uh, we, use, we will use in the future to diagnose certain conditions uh, this is personalized medicine so uh, medicine will be more and more precise in finding who the person is instead of what the disease is electromagnetic therapies have a long history and has been a topic of great research for well over a century most famously nikola tesla the genius inventor who lit the world with ac alternative current electricity devoted much of his time and resources into the research and development of electrotherapeutic devices and their applications. Tesla believed that the future of medicine was in the incorporation of electromedicine into the current healthcare system. Since Tesla, many scientists have made great discoveries in this area of research and has bettered our understanding on the electromagnetic therapies. Dr. William Ross Addy Professor of Anatomy and Physiology at the University of California made an important discovery relating to the effects of electromagnetic frequencies on biological systems. This is known today as Adi's window. Adi showed that there are very small windows in which a very weak electromagnetic frequency can have a measurable biological effect. Professor Abraham Lieboff discovered that extremely low frequency electromagnetic fields, Applied at a specific ion cyclotron resonance frequency, can move and energize ions within the biology of a healthy cell. Based off of these discoveries, therapeutic devices have made their way into hospitals, clinics, and homes. We are eating. Um,

Akademisk og komplementær medisin. Vi hadde muligheten til å begynne med kind denne of typen medisin. For i 2013, på dette lille sykehuset, hadde vi muligheten til å se immunological disease. and for immunological disease, the kind of treatment unfortunately often are very poor. and so we had the necessity to treat the patient with academic and complementary medicine together. 2003. we began to use a uh, resonance answer uh, in uh, San Martino Hospital in Genoa It's a very big hospital uh, with the very big uh, oncology and so we treated the patient with heart disease uh, just with chemotherapy in association uh, or just chemotherapy or chemotherapy plus i ras i ras and uh, we observed in the patient treated that, uh, that uh, we have an, a bigger reduction in the use of growth factors. Uh, what is that? it uh, is uh, a, a reduction of myelotoxicity. and uh, if we have a reduction of myelotoxicity, we have a reduction of toxicity for the patient and that is very very important. The effect, the principal effect, the main effect of uh, iron resonance was uh, the re reduction of oxidative stress. The patient we treat uh, are a patient with uh, chronic disorder, autoimmune chronic uh, disorders, but uh, mm, They are at the moment only 20-25% because the majority of patients are oncologic patients. The patient with the tumor uh, usually ask uh, uh, to reduce uh, the side effect of chemotherapy. First of all, our call uh, is to improve the quality of life. We know that if we improve the quality of life of the patient, the patient live better and live more. Iron resonance uh, is uh, for all patients because uh, the treatment is uh, an holistic treatment. Uh, and so for uh, every patient, that's good. So we know that uh, eye resonance uh, reduces pain and uh, acupuncture, shots, reduce pain and have a synergistic effect. We have also to say that uh, eye resonance uh, is very important to modify the electroencephalogram of the patient uh, and so the patient reduces the stress not only the oxidative stress but also the stress and uh, it's very important to associate iron uh, resonance uh, with psychological support and so we have uh, a holistic vision of the patient our resonance uh, is very important uh, in uh, this kind of treatment uh, because uh, uh, it works uh, in a few ways. Uh, one uh, is uh, reduction uh, of uh, oxidative stress, uh, two, reduction of uh, inflammatory problems, so uh, inflammation, but also uh, we have uh, an Improvement of the normal cells to see the patient in a new life is very, very, very beautiful for a doctor because we know that it's a chronic disease, but the patient is happy. His qualities of life change dramatically. Also, for the patient with a tumor, of course. Allora, questo è un centro di salute mentale che fa parte del servizio pubblico sanitario. Eh, dunque noi in questa zona abbiamo un servizio di salute mentale eh, che sta portando avanti esperienze innovative di carattere sperimentale. Quindi, eh, ecco, è importante capire come... Il trattamento della ionorisonanza ciclotronica si integra all'interno di percorsi più ampi e più articolati. La ionorisonanza ciclotronica si presta molto a integrare tutti i vari trattamenti che facciamo. Eh, molti di questi hanno dato delle risposte estremamente efficaci. Questi, I dati sono registrati. E praticamente la ionorisonanza agisce a diversi livelli. Innanzitutto agisce sulla conduzione delle membrane cellulari, quindi delle fibre nervose. Si, si fonda sugli esperimenti condotti da Liboff in America negli anni '80, il quale vide che su colture di cellule bombardate con eh, fasci elettromagnetici, onde elettromagnetiche a precise eh, intensità e frequenze eh, determinavano questo aumento della, del passaggio degli ioni attraverso le membrane cellulari. Sì, la ionorisonanza ciclotronica è stata utilizzata in diversi campi della medicina, dalla neurologia, alla fisiatria e noi abbiamo cominciato a sperimentarlo nell'ambito della salute mentale. Credo che siamo stati i primi sicuramente in Italia, non so se anche all'estero, a sperimentare in maniera sistematica la ionorisonanza ciclotronica sui disturbi mentali e abbiamo ottenuto risultati, risultati a volte sorprendenti. Quindi abbiamo potuto valutare i risultati, elaborarli e abbiamo visto che questi risultati erano statisticamente significativi. Importante la ionorisonanza ciclotronica per la salute mentale perché oltre a favorire la conduzione delle cellule nervose, agisce anche ad altri livelli. Eh, riduce i radicali acidi e lo stress ossidativo, che sono tipici della schizofrenia, potenzia il sistema immunitario, quindi aiuta l'organismo a far fronte meglio ai vari disturbi. L'ionorisonanza ciclotronica agisce nel ripristinare un corretto ritmo sonnoveglia e quindi favorisce anche il, eh, la cura delle depressioni che eh, sono legate molto a questo tipo di alterazione. Eh, con Alessandro Greco abbiamo condotto degli studi eh, proprio per valutare eh, l'efficacia di questo strumento della ionorisonanza ciclotronica su pazienti con eh, disturbi psichiatrici, psychiatric disorders, e quindi erano tutti consapevoli che. Si trattava di un qualcosa di nuovo, e però hanno partecipato volentieri e sono rimasti tutti soddisfatti. Naturalmente, abbiamo avuto alcuni risultati molto positivi, altri un po' meno, ma nessuno ha mai avuto effetti collaterali o problemi da, con questo trattamento. Uh, questi, questi studi. E sono stati portati avanti con rigore metodologico grazie alla collaborazione anche di esperti di in informatica e quindi ci danno le basi per poter andare avanti in ulteriori studi approfondimenti. Questo è un, un ospedale che eh, non ha una struttura di pronto soccorso, ha una, dei reparti di riabilitazione, riabilitazione neurologica, riabilitazione pneumologica e riabilitazione eh, cardiologica. Quindi ormai eh, direi che fa parte del mio modo di pensare cercare di associare la medicina, chiamiamola convenzionale, a quella che è la medicina cosiddetta alternativa. Quindi è diventata una vera e propria impostazione mentale, Quindi cercare di indagare il paziente non solo in base a quelli che sono i canoni e le caratteristiche della medicina occidentale, ma in un contesto olistico, in un contesto complesso. Ci sono pazienti che eh, traggono un assoluto beneficio da un trattamento ehm, con eh, farmaci, con la, la nostra medicina occidentale, ci sono pazienti che invece eh, non raggiungono un uh, risultato soddisfacente. Intendo dire, in quei pazienti che venivano sottoposti a 3-4 sedute, soprattutto nelle patologie croniche, senza avere ancora una reale, una reale efficacia, l'associare fin dall'inizio campi magnetici consentiva di avere molto più precocemente dei risultati positivi. Per l'agopuntura si parla appunto di efficacia eh, di, di, di campi magnetici, di azione sulla cellula, di azione sugli organi, di azione sui canali dell'agopuntura mediata da un punto che subisce l'effetto della stimolazione di un ago. La stessa cosa io ritengo che sia quella che noi possiamo ottenere con l'impiego di un campo magnetico sia generalizzato sia utilizzato specificamente su un punto di agopuntura. Attualmente la, la ricerca ci ha portato a livelli di microscopia, a livelli di cellularità. La centralità è la cellula, il funzionamento della cellula. Il nostro organismo è un insieme di miliardi di cellule, ma alla fine il benessere di una persona viene dal buon funzionamento della singola cellula. Una cellula, per esempio, può rispondere con un suo funzionamento a uno stimolo elettrico, a uno stimolo neurologico proveniente dal nostro cervello a un livello di volontarietà, o a un livello di meccanico, a un livello di feedback a una risposta chimica. Ma alla base di tutto questo c'è comunque un meccanismo elettrico, di una differenza di potenziale elettrico tra l'esterno e l'interno della cellula. E questo si determina, questa differenza di potenziale, questo potenziale elettrico, si determina grazie alla entrata o uscita di elettroliti a segno positivo, sodio, potassio, calcio, magnesio o elettroliti a segno negativo, per esempio cloro. Tutto questo meccanismo è quello che si ottiene grazie all'azione del campo magnetico terrestre, all'associazione al campo magnetico terrestre di, una, di un campo magnetico applicato di intensità simile, ben circoscritta di circa 38 Hz, che si sovrappone con la stessa direzione al campo magnetico terrestre. Questa azione può determinare una, una differenza, un'apertura dei pori cellulari e l'entrata o l'uscita degli elettroliti. Buongiorno, io sono Marco Moraschi, sono dottore fisioterapista. Lavoro presso il poliambulatorio Moraschi a Palazzolo, in provincia di Brescia. All'interno del nostro centro trattiamo prettamente pazienti ortopedici, qualche paziente neurologico. All'interno del nostro studio utilizziamo diverse apparecchiature elettromedicali come la iono risonanza, la laser terapia, la radiofrequenza, le, le onde d'urto e eh, terapie manuali come la riabilitazione. La ionorisonanza viene utilizzata sia all'interno della clinica in quanto i pazienti vengono a fare la terapia all'interno della clinica ma abbiamo una decina di apparecchiature che utilizziamo per fare un servizio a domicilio per tutti quei pazienti che non possono venire in clinica perché hanno patologie in corso che non glielo permettono. Abbiamo deciso di utilizzare la ionosinrisonanza all'interno della clinica con i nostri pazienti perché ci permette di eh, dare un sostegno, un aiuto in molteplici patologie, sia di carattere ortopedico acuto, sia di carattere cronico. Durante l'utilizzo della ionorisonanza abbiamo osservato spesso dei miglioramenti e delle guarigioni già solo con la terapia in sé di ionorisonanza. In molti casi ci permette di aumentare l'efficacia delle terapie che i pazienti stanno facendo in maniera specifica per alcune patologie. A volte ci viene d'aiuto e ci dà un notevole sostegno per tutti quei pazienti che hanno molte patologie da trattare contemporaneamente. Well we started with this experience uh, at, uh, at the beginning of uh, the 2000 so uh, it was uh, a, a very very new experience uh, we were very curious uh, of uh, applying something which was uh, a real progress uh, as uh, Every other um, practical doctor on these things. We come from experiences with uh, the tanks therapy, electrical stimulation, magnetic fields, all these things, but all these treatments uh, have uh, limited uh, effects, uh, very, very specific applications. Uh, on the other hand, here we found a system which uh, has uh, a very large uh, field of indications. Ion resonance, it means it modifies the polarization of the molecules of the body of the patient while we are giving him some maybe drugs or some natural substances of nutraceuticals for example to improve the function of the organs we gain also improvement of the bone density for example we started treating osteoporosis and we showed That there is an improvement in uh, uh, calcium income in the bone. So, we had, uh, for example, the fantastic experience uh, of treating uh, patients with uh, aseptic necrosis uh, of the hip. And uh, usually, these patients uh, go through very large series, maybe, of uh, hyperbaric ox uh, oxygen treatment. we could demonstrate that adding sequential treatment we get a very uh, faster and better quality result so these are different fields of use Toda ugotovili smo tudi, da lahko pri radikulopatijah, kar pomeni disfunkcijo obrobnih živcev zaradi okvare presnove, s tem sistemom izboljšamo razširitev žil, morda vensko mikrocirkulacijo, tako da dobimo boljšo oksigenacijo. Of the tissue without giving more drugs. So, this is another very important uh, aspect of the treatment. Ugotovili smo, da smo s tem zdravljenjem posebej velikega pomena dosegli hitrejše izboljšanje bolečine, kar je zelo pomembno, saj veste, da so bolečine v spodnjem delu hrbta ali vratu zdaj zelo, zelo omejujoče težave, ki močno omejujejo kakovost življenja pacienta. Ārstiem vajadzētu saprast, ka visas disfunkcijas un sāpju problēmas ir jāsaprot kā bioķīmiskas vai fiziskas traucējumi. Es domāju, ka pati sāpes ir jāsaprot kā trauksmes zvans. You should say that this uh, is uh, a symptom which uh, um, underlines uh, a problem, or that a problem is coming on, and it is uh, a um, biochemical dysfunction. So, this treatment is a non invasive, uh, drug free. Zdravljenje, ki popravlja presnovo, popravlja polarizacijo molekul in s tem izboljša perfuzijo med morda oviro ene arterije ali mikrocirkulacijo iz krvi v notranji del tkiva. Obstaja več študij, ki kažejo, da je pomemben vidik vnetja prisotnost vnetnih snovi v tekočini med celicami, zunajceletni tekočini, ki je okolje celic, in da so snovi vedno prisotne v tekočini. Jonski metaboliti in če izboljšate perfuzijo med arteriolo ali veno, dobite snovi, ki se premikajo iz te zunajcelične tekočine v celice ali se znova vneso v krvni obtok, dobite spremembo lokalnega presnove. e alla fine questo riduce uh, uh, l'ossidazione, riduce uh, l'ipoxia uh, e migliora uh, il metabolismo. Alla fondazione IRCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e io mi occupo, sono un radiologo, mi occupo di radiologia e anche di terapie complementari. In particolare mi sono occupato di campi elettromagnetici fin dal 1983, dove ho introdotto questi campi elettromagnetici in una squadra di calcio di Serie A che allora non li aveva ottenendo degli ottimi risultati e ehm, l'esperienza che ho maturato sui campi di calcio e quindi sugli atleti mi è servita per utilizzare i campi elettromagnetici anche eh, sui pazienti, da prima pazienti eh, con ad esempio ritardi di consolidazione delle fratture, quindi pseudoartrosi, oppure traumi sportivi, oppure... Successivamente ho applicato questa tecnica su delle patologie iatrogene. Questa esperienza mi ha consentito poi di applicare i campi elettromagnetici in lesioni iatrogene oncologiche. Le lesioni iatrogene sono quelle lesioni che sono state provocate da una terapia per curare una malattia neoplastica. Le, le patologie iatrogene sono quelle patologie eh, prodotte dalle terapie per curare una malattia. Nel caso specifico si trattava di osteoradionecrosi, de, in particolare della mandibola, conseguenti alla radioterapia per neoplasie del massiccio facciale. E ho trattato circa 50 pazienti con l'uso dei campi elettromagnetici e lesioni osteonecrotiche da radioterapia della mandibola. L'effetto dei campi elettromagnetici è stato quello sia di ridurre lo stato infiammatorio legato alla patologia, sia di aiutare l'osso a ricostruirsi anche nelle sedi dove... Eh, L'osso ormai era stato distrutto. Quindi mm, abbiamo avuto dei casi di ricostruzione ossea assolutamente insperati. La ricostruzione ossea eh, è avvenuta in tempi variabili fra i tre mesi. E i 24 mesi. Questo tipo di esperienza eh, poi l'abbiamo utilizzata anche per le lesioni da radioterapia sui tessuti molli, ad esempio sulla cute. E abbiamo osservato che i pazienti con lesioni cutanee da radioterapia trattate con i campi elettromagnetici hanno ottenuto delle guarigioni che avvengono contemporaneamente in tutti i punti della lesione. Mentre l'esperienza clinica, secondo la legge di Ranvier, è che le lesioni cutanee, se sono ampie, guariscono partendo dalla periferia verso il centro, de dell'applicazione dell di campi elettromagnetici estremamente importanti, anche perché in alcuni casi ci sono stati dei pazienti che hanno rischiato l'amputazione, l'amputazione d'arto ad esempio, che Invece è stata eh, recuperata attraverso l'uso dei campi elettromagnetici. Questa amputazione poteva riguardare sia la mandibola ma anche, ad esempio, gli arti. Questo qui era una lesione da raggi trattata con i campi elettromagnetici. Quattro settimane dopo, four weeks after, questa è la rigenerazione del tessuto. Questo invece è un caso di paziente che è stato. Per un sarcoma della, della coscia è stato trattato con chemioterapia, radioterapia e intervento chirurgico. E questa era la situazione dopo due mesi e mezzo dall'intervento chirurgico, e in questa fase stava facendo la terapia, ossigenoterapia in camera iperbarica e antibioticoterapia. Usando questa tecnica di lavaggio delle ferite con questa soluzione di acido citrico e bicarbonato e i campi elettromagnetici, in questo caso sono stati usati anche dei farmaci omeopatici iniettabili, questa è l'evoluzione che abbiamo visto in due mesi e mezzo. L'antibioticoterapia è stata sospesa in questa giornata, Io ho, mentre l'ossigenoterapia è andata avanti fino a questa giornata. E lui era un paziente molto sofferente con dolore sulla, sulla gamba, eh, 37 gradi e mezzo di temperatura costanti che non regredivano. Con questa terapia nell'arco di circa 20 giorni la febbre è passata ed è iniziato il processo di guarigione e questa è la situazione sei mesi dopo. La lesione non era limitata al ginocchio, ma arrivava fino qua. E qui vi era una lesione abbastanza simile a questa del ginocchio, anche se era molto più piccola. Sempre una, una lesione aperta. Questo è un caso clinico: il caso clinico della osteoradionecrosi. Questa è la tabella che indica i, i dati clinici della lesione. L'osteoradionecrosi è: eh, comparsa ehm, 152 settimane dopo la radioterapia. Ha eseguito l'ossigenoterapia in camera iperbarica e quando è arrivata la nostra osservazione la situazione era questa dove si vede una distruzione del tessuto osseo con necrosi sia della mandibola a sinistra sia a destra e qui c'è questa è la sinistra questa è la destra quindi sia a destra che a sinistra le indicazioni che le avevano da fornito era di amputare la mandibola e ricostruirla. E lei ha eseguito eh, il, 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 i campi elettromagnetici per circa un anno e mezzo, eh, 18 mesi circa. Ma questa è la ricostruzione. Qui c'è una ricostruzione completa della mandibola, e anche qui. E lei ha eliminato. Sequestri ossei e denti spontaneamente. Questi sono i frammenti di sequestri ossei e di denti che lei ha elimina eliminato spontaneamente nell'arco di un anno e mezzo, insomma. Quando esistono delle fistole, ad esempio, delle fistole cutanee legate a queste lesioni, perché esistono anche delle fistole. Quindi la lesione è sull'osso, ma poi sulla cute si apre una fistola. Quando esistono queste fistole, una volta che il sequestro è stato eliminato, la fistola si chiude in pochissimi giorni, altrimenti resta aperta. Quando la fistola è aperta, significa che sotto l'osso è ancora malato. This is another case with fistola. This is a fistola. And there is a communication between bone and skin, per cui per questa paziente abbiamo introdotto una terapia nuova oltre ai campi magnetici che era l'ultrasuonoterapia, introducendo l'ultrasuonoterapia nell'arco nell di un mese si sono eliminati, si sono eliminati questi sequestri spontaneamente e il risultato è stato questo, qui si vede l'evoluzione con la, con la guarigione della fistola, che è avvenuta da, dall'inizio dell'ultrasuono in un mese, mentre qua erano passati oltre sei mesi. Qui questo è un caso con un attack di eh, osteoradiognecrosi trattata con i soli campi elettromagnetici e questa è la sua ricostruzione. In questa situazione però vi era una lesione da 5 anni che è una lesione infiammatoria della mastoide delle cellule mastoidee. Questa paziente aveva un tumore che è uno Schwannoma maligno della guancia che era stato trattato 5 anni prima con chemioterapia, chirurgia e radioterapia. Ha iniziato il campo magnetico perché Contemporaneamente si era formato un della mandibola della branca montante con flemmone, quindi con un'infiammazione della guancia. Era stata ricoverata e le hanno proposto l'amputazione della mandibola. Per cui abbiamo, abbiamo applicato i campi elettromagnetici e questa è la guarigione della lesione dopo nove mesi. E eh, abbiamo ottenuto la guarigione. in 5 mesi. We need to integrate old and new technologies. The target is to help the body to restore the quantity and the quality of the electromagnetic field that our body needs.